Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con tempi supplementari, tutto il calcio dalla Serie D fino alla prima categoria Umbra. Faremo il punto, lo stato dell'arte su quello che è successo nell'ultimo weekend e ci proietteremo sul weekend che è alle porte, perché da sabato si inizia di nuovo a giocare. Prego la regia di allargare sul totale. Oramai è consuetudine, però torno a dire ben ritrovato a Valerio Vergne. Grazie, buonasera. Nostro opinionista, sei a Sansepolcro domenica? Domenica sono a Sansepolcro, sì. Certo. Caro Burzigotti, come sta? Tutto bene, grazie. Caro Marini, come sta? Abbastanza. Allora, Burzigotti è il capitano del Sansepolcro, so. Del mio Sansepolcro. Lo so. Luca Marini è il capitano del mio Città di Castello, perché secondo me l'FC Castello è Città di Castello. Mi fa piacere. Secondo me, però, sempre secondo me. Faremo il punto lo stato dell'arte, anche perché siamo vicini, caro Vergne, al mercato invernale. Sì. E allora, c'è anche da fare una premessa, lo dico ai miei ospiti, se sarà il caso o no di investire, visto quello che sta succedendo nei vari campionati. Mi dovrete aiutare, cari ragazzi, perché c'è da capire anche se vale la pena provarci. Se non vale la pena, proviamoci il prossimo anno. E allora, intanto, sei pronto? Rientri in campo domenica, Burzigotti, oppure ancora qualche problemino? No, io per quello ho già giocato anche domenica questa e ho sempre continuato. Ho avuto qualche fastidio, sì, però sto stringendo i denti, ma sto lavorando per comunque sia per avere sempre la miglior condizione. Anche perché, caro Vergne, con Burzigotti è un Sansepolcro, senza Burzigotti è un altro Sansepolcro. Certo, come coppia di centrali, se possono giocare i titolari non sarebbero male, ma però io avrei la necessità, Burzigotti, di prelevarti sabato mattina, ti porto a Firenze, ti faccio fare 90 minuti contro il Milan e poi ti riporto al Borgo, perché noi sabato sono a Firenze, caro Vergne. Fai bene, bravo. Me lo merito, no? Certo, ma sarà dura anche per la Fiorentina. Non importa, ci proviamo. Senti, Marini, intanto l'FC Castello ultimamente credo che si sia dato un progetto a medio e lungo termine. Stiamo in promozione, vediamo come va e poi proviamo ad aggredire l'eccellenza. Nel mercato invernale sarete attivi? Parlando di mercato invernale, perché fra un paio di settimane ci siamo. Fare qualche piccolo correttivo, come ho detto a Davide Filippini, provare a fare qualche correttivo. No, mi hai fatto venire qualche dubbio sulla tua presenza indiscreta a qualche riunione societaria, no? Con la premessa tua fatta adesso. Sono delle battute. No, l'FC Castello, diciamo, visto il periodo che ci ha preceduto 2020-2021 come stagione calcistica, ripartita con basi solide, con progetti lungimiranti, sempre però con la massima attenzione a quello che sarebbe potuto accadere nell'arco della stagione, cosa che purtroppo, mi auguro di no, ma in questo momento si sta riacutizzando. Quindi le nostre premesse sono sicuramente di mettere delle basi solide per quello che può essere sia la stagione imminente, questa di quest'anno, ma la prossima, per sicuramente la volontà nostra di far bene e di crescere. Per crescere, quel salto di categoria che tu dici è sicuramente un obiettivo. A medio e lungo termine? O a medio termine, perché cambia? Ma guarda, ti dico, noi abbiamo la fortuna di avere un assetto societario che, lo dico, diciamo, forse è anche non bello dirlo in questi periodi, però non ci sono grandi problemi economici nell'affrontare progetti anche a medio termine. È una fortuna, no? Diciamo, avere la sua età. Abbiamo, diciamo, col cavalier Lucio Sarabelli, con Aldo Spapperi, abbiamo due persone che sicuramente a nostre richieste fino a oggi, a Davide, come dico a Davide Filippini, il nostro direttore sportivo, non ci dicono mai di no. Però quello che abbiamo scelto per quest'anno è stato un po' il pallino mio, venendo dal discorso del settore giovanile,
era includere nella nostra rosa, anche per motivi inerenti agli infortuni, come diceva prima Burzigotti, perché quest'anno siamo stati proprio falcidiati inizio stagione da infortuni 6, 7, 5, quindi abbiamo fatto la fortuna di centri fisioterapici, massaggiatori, farmacie e quant'altro. Quindi diciamo c'è stato un volere di riportare nell'FC Castello dei 23 componenti della Rosa 16 ragazzi del settore giovanile Junior Castello. Quindi l'obiettivo è crescere la società con i nostri giovani. Il mio obiettivo, poi ho trovato qualche titubanza, perché io li conosco, qualcuno non li conosce, però io ero fiducioso di quello che avrebbero potuto apportare, e una delle caratteristiche essenziali che ero certo che avrebbero potuto apportare era l'entusiasmo nell'affrontare le partite la domenica, l'entusiasmo nel vivere la settimana, e dopo un periodo di fermo come abbiamo avuto noi, portare entusiasmo è tanta roba. Allora, io voglio iniziare a spostare, e poi iniziamo a parlare di calcio, a focalizzare quelle che secondo me, Valerio, sono le priorità di una società: il settore giovanile, i bilanci a posto. Ho la fortuna di avere Luca Marini dell'FC Castello e Lorenzo Burzigotti del San Sepolcro, due società che hanno messo al primo punto la sistemazione di bilanci. Ho parlato con Giovanni Guerri, ma non per quello che è successo 20 giorni fa, perché ci sta, le battute si possono fare, ognuno è padrone di dire quello che vuole in questa trasmissione, ci mancherebbe altro. Però lui mi ha detto, Lorenzo me lo può confermare, che 3 giorni fa è arrivato il bonifico anticipato dei rimborsi. 3 giorni fa. Avanzate qualcosa da qualcuno? No. No, assolutamente, posso assolutamente confermare. No, perché poi alla fine serve anche chiudere, no? Ah no, io credo che sia Lorenzo importante adesso. Lorenzo parla, perché poi, dopo, se no mi dicono che io sono tifoso del San Sepolcro. Parla te. No. Io credo che sia importante, sì, confermo questa che abbiamo avuto, ci hanno anticipato lo stipendio. E di qualche giorno, quindi comunque segno anche che la società è attenta e che la società c'è, e credo comunque sia è importante quello che dici sul discorso appunto della contabilità e sul settore giovanile. Io credo che il San Sepolcro stia lavorando veramente bene anche in questo, perché è stato fatto un grande lavoro all'interno del settore giovanile ed è stato fatto un grandissimo perché lavoro. L'obiettivo come quello dell'FC Castello è quello di portare i giovani in prima assolutamente. È l'unico modo che abbiamo, Luca. Assolutamente. In quelle che sono poi le squadre appunto che fanno categorie come Eccellenza o appunto come diceva il ministro della promozione, ma anche in Serie D, io credo che oggi sia fondamentale lavorare con quello che è il settore giovanile. È l'unico modo, Lorenzo, per arrivare. Per cercare di... Ora è chiaro che io e Valerio facciamo un altro mestiere. Allora, altra questione, perché oggi, questa sera, mi tolgo dei sassolini, Allora, non c'è stato nessun tipo di problema tra, correggimi se sbaglio, Valerio Verni e il San Sepolcro. Valerio ha deciso, no, di tornare da noi. Ma non, anche questa questione di mettere in giro voci su attriti, no. Tu hai fatto la tua scelta, probabilmente no, io non te la sentivi più, no? Parliamo no. Anche di questo, Valerio, perché questa sera mi fa piacere un po' cercare di chiarire. Ma io onestamente avevo lasciato il San Sepolcro nel 2018 perché avevo già quasi 71 anni. Poi e quindi, l'offerta nostra era irrinunciabile. Sì, e quindi ero venuto giù come opinionista. Io quest'anno ero ritornato chiaramente su invito della società, che non è che sono andato io a presentarmi a dire io voglio tornare in panchina. Io sono tornato perché era l'anno della pandemia, purtroppo siamo ancora in pandemia, e c'era la necessità anche di sottoporre continuativamente i calciatori ai tamponi, test, quindi per poterli impiegare nell'attività agonistica. Sono tornato perché quest'anno San Sepolcro è il comune europeo dello sport e perché quest'anno era anche il centenario della società. Per questi 3 motivi io sono tornato. Ho cercato di impostare il mio lavoro secondo un modello organizzativo e funzionale, oserei dire scientifico, perché per 4 motivi. Perché io sono un socio della Federazione Medico Sportiva Italiana, sono nel consiglio direttivo dei medici sportivi aretini,
ho fatto 7 anni di Serie D con il San Sepolcro, sono stato il medico della rappresentativa che gioca a Viareggio tutti gli anni, la Juniores Cup. Io, in base a tutto questo, ho cercato di impostare il mio lavoro secondo un modello organizzativo e funzionale che aveva coinvolto non solo tutti i componenti dello staff sanitario, ma anche qualche componente dello staff tecnico e addirittura due figure della società che erano continuativamente a contatto sistematicamente con i calciatori, onde poter avere tutto sotto controllo. Sistemato questo? No, dico, sistemato questo, però il problema è che questo mio modello non è stato recepito, può darsi che anche io non mi sia fatto capire bene, può darsi che normalmente ci sono state delle controversie, delle cose che non andavano bene, io invece che fare tante polemiche ho preferito lasciare. C'è solo una cosa, e la devo dire qui, che mi dispiace in questa cosa, è che a distanza di 5 giorni da che io mi sono dimesso, perché mi sono dimesso il 3 di ottobre, dopo il derby con il Lama pareggiato 1-1, la sera mi sono dimesso, il venerdì pomeriggio ancora i calciatori non sapevano niente. Però questa è una questione che non riguarda i ragazzi, riguarda la società. Chi è che la prende con i ragazzi? Io la prendo. Però con la società, ti volevo dire, detto questo, polemiche, cioè, tu lasci il San Sepolcro per visioni differenti, senza alcuna polemica. Polemica no, perché io ho giocato con la maglia del San Sepolcro, quando voi forse non eravate nemmeno nati. Perché, io no, sicuramente, no, forse Luca Marini. Io ho smesso di giocare. Neanche Lorenzo. Ho smesso di giocare nel 1966, quindi pensate quanti anni ancora sono. Ancora non ero nato, io sono nato nel 60, tu sì, da 2 anni. Ho giocato con il 65. Con il San Sepolcro, quando ancora l'erba non c'era nel campo. Il campo c'era la terra, ho giocato nel San Sepolcro. Però mi dici questo perché ho fatto il medico nel San Sepolcro. Devo anche chiarire la tua posizione qua, no? Sì. Tu chiaramente, e per mille motivi legati a visioni differenti, e perché è probabile che è una responsabilità importante, sì, no? Hai preferito tornare da noi. No, io sono tornato molto volentieri qui perché c'ero già stato per 3-4 anni qui, quindi voglio dire non è la prima volta che vengo qui, ma sono tornato soprattutto perché io, ecco, mi sentivo anch'io, come dicesti tu l'altra volta, prestato al San Sepolcro, riprestato. Io lo dico pubblicamente, non però, ti presto più. Invece di innescare polemiche o fare cose che non ma mi sembrano... Ma nessuno ha innescato polemiche, no. Però la tua presenza qua doveva essere chiarita. Sì. Valerio torna perché comunque aveva dato la disponibilità nel poter portare avanti un percorso, però ragazzi, poniamoci anche nei panni di chi deve assumersi delle responsabilità importanti, no? Perché voi medici oggi avete molte più responsabilità rispetto a qualche anno fa. O si fa magari come dicono loro, oppure loro decidono di tornare a fare quello che... Ma sbaglio, Valerio. Guarda, che le dico solo una cosa e poi mi taccio perché di questa cosa preferisco... Non ne parleremo più. Non parlare più. Io dico soltanto una cosa. I contrasti tra il medico sociale e i calciatori della Rosa ci sono sempre stati, ci saranno sempre in qualsiasi... E sempre ci saranno. Anche perché? Perché giustamente un calciatore giovane così vuole giocare subito, vuole rientrare in campo subito, quindi magari il medico dice no, tu devi aspettare, tu devi fare questo che ti dico io, così, no? Quindi ci sono sempre stati. Però tu devi avere alle spalle una società che sa giudicare queste cose e dice no, un momento, se il dottore ti dice questa cosa, tu fai come ti dice il dottore. Non che ci siano delle persone in società che danno ragione ai calciatori contro il dottore. Però vedi, posso... Quindi... Allora, io credo... Senti, Valerio, c'è Luca Marini e Lorenzo. Lorenzo ha fatto una carriera da professionista. Ma lo so, lo conosco. Ci sono troppe questioni da mettere in fila. Perché allora io ti faccio una piccola domanda. Ti faccio la domanda delle domande. A noi sabato manca completamente la difesa. Sì. Luca, se c'è un problemino che può essere superato con... No, io su questo... Tu dai ragione a Valerio. No, io vengo dal settore giovanile e su questo qui, diciamo, so forse più severo del dottore, nel senso che con una formazione come la mia, io dico sempre che i ragazzini, soprattutto sulla fase di crescita, dai 5 ai 12, 12, 16, hanno dei problemi, dei dolorini, delle infiammazioni che... Solo la fiducia che hai verso lo staff tecnico, ma non medico, io su questo qui so, con gli istruttori, con i genitori, se il dottore dice questo, fino a che abbiamo questo dottore, e questo è, anche se a volte
come hai detto tu adesso, l'affermazione che hai fatto adesso, specialmente nelle prime squadre. Quello. Però io la mia esperienza mi porta a pensare che il dottore va seguito, perché poi quel rientro prematuro, quel rientro diciamo forse anticipato per esigenze di ruoli, poi porta a danni. A noi ci è successo domenica passata a Tavernelle, c'è rientrato un ragazzo Piccini da dopo 3 mesi di inattività. Lui voleva fare il mestiere gli voleva far fare un tempo, lui ha scelto di fare il primo tempo, no? Per farlo ricominciare, lui ha fatto il suo primo tempo, poi ha accusato un indurimento muscolare, pochi minuti prima dell'intervallo, solite creme magiche durante l'intervallo che è, fermo fino a gennaio. Quindi se il dottore ti dice, lo staff medico ti dice, lo so che poi i giocatori vorrebbero tutti giocare perché c'è l'imminenza di stipendi, perché c'è l'imminenza dell'apertura del mercato, perché magari vengo da 2 mesi che non ho dimostrato quello che avrei voluto, la società poi valuterà, questo lo so, però credo che l'aspetto medico bisogna tenerne conto. Quindi sia allora sia sull'aspetto sportivo che sociale. Tanto, per, sennò, dire, ciao. Tanto per dire, una società si dimostra forte se i ruoli vengono rispettati. Qui la chiudo, Io credo che la... Però ripeto, le polemiche non esistono, perché no, guarda, Valerio no, esce dal San Sepolcro con qualche polemica, no? È una tua decisione. Con nessuna polemica, no. Guarda, poi alla fine mi è stato detto perché Valerio torna a tempi supplementari, perché ha deciso di tornare a tempo. Cioè, sì, ma il dottore ha detto una cosa sacrosanta, io non è il giusto paragone, ma dico, ci sono due personaggi che dentro l'entourage della società sono sempre in discordia con i giocatori. Uno è il custode. E uno è il medico. Perché il custode non andrà sul campo, va su dietro la porta, e quello dice che. Cioè, le sue, uno è il custode e uno è il medico, perché se il medico ti dice una cosa. Ma però io forse, ma io dico sempre che le professioni ognuno ha le sue, no? Io, come detto prima, non potrei mai fare l'agricoltore perché è proprio sostatto. Io invece sì. Io no. E quindi se il medico ti dice questo, a malincuore, perché io dico anche ai genitori del settore giovanile e scuola calcio, se ci sono dei dolorini, non sottovalutiamoli, affrontiamoli subito, perché quello che si può risolvere in breve tempo, pure che danno vita naturale. Senti Lorenzo, tu che hai fatto una carriera professionista ad altissimi livelli, cioè come funziona? Fammi capire, perché chi decide? No, io so che voi rompete per rientrare in campo, però anche voi siete comunque una macchina da salvaguardare. Se il medico ti dice guarda, prenditi altri 7 giorni, perché no? Ma io credo che assolutamente, sicuramente. Allora, non stiamo parlando più di no, assolutamente. Il medico, comunque sia in generale, quello che sono tutte le squadre, si assume, come hai detto te, delle responsabilità importanti ad oggi. Perché? Perché comunque sia è normale, sempre si guarda il giocatore se ha un infortunio, se ricapita queste cose qui, e quindi andrebbe poi tutta la responsabilità a quello che è il medico. Sicuramente, come diceva anche Luca Marini, è importante quello che è il discorso. Anche del giocatore, perché il giocatore che ha la sua voglia di giocare, di rientrare, però chiaramente deve essere il primo a capire veramente qual è la sua situazione. Oltre a questo, secondo me c'è da considerare tanto anche il discorso del momento, perché comunque sia il giocatore ha la voglia magari su una partita importante di esserci, di dare il suo contributo alla squadra, e quindi a volte anche lo sforzo in più che si va a creare, o comunque sia che uno cerca di stringere i denti, proprio perché cerchiamo ragazzi, allora cerchiamo di dare una botta al cerchio e una alla botte, come dice il mio babbo Valerio, cerchiamo di dare, di ascoltare un pochino di più i dottori, e i dottori cerchino di rompere un po' meno. No, ma guarda, io lo dico da socialista, da vecchio socialista, guarda, il calcio come la politica è mediazione. Sembra, su, però. No, guarda, sì. Michele, sembra quasi, capito che adesso si voglia, come dire, affrontare un discorso che secondo me non è nemmeno giusto affrontare, nel senso che mi hanno detto per quale motivo dovevo spiegarlo, però sì
No, ecco, io dicevo, no, mi dispiace soltanto che magari essendo venuto via, essendomi dimesso, fra l'altro essendomi dimesso in maniera educatissima, perché io ho mandato a tutto il mio staff una comunicazione dicendo io me ne vado per le raggiunti limiti di età, perché ho 74 perché anni. Perché l'offerta di Michele era rinunciabile, di la verità, che non era rinunciabile l'offerta che ti ho fatto. No, gli ho detto, e anche per motivi di salute, perché in quel periodo non stavo nemmeno tanto bene, gli ho mandato questo messaggio. Ecco, voglio dire, a distanza di 5 giorni, siccome sono molto amico con un calciatore titolare della prima squadra, parlando con questo giocatore, che gli ho detto, ma lo sapete, sì che io non sono più il vostro medico, mi ha detto, Doc, non sei più il nostro medico. Questo era il venerdì, dopo 5 giorni, dice, non ci ha detto niente a nessuno. Cioè, questo secondo me una società che ha una certa dignità, una certa serietà, non lo deve fare. Perché uno dice, guardate, il dottore si è dimesso, se n'è andato, voi se avete bisogno dovete rivolgermi al direttore, al presidente, a chi vi pare, poi ci penseremo noi a farvi sistemare le cose. Io sono dovuto... il problema era, non c'era ancora lo scambio di fax tra me e la società San Sepolcro per cercare di chiudere la questione. Michele, sono questioni burocratiche. Michele, dai. E poi ti ho detto veramente, voglio smettere di parlare di questa cosa. Io sono uscito con un comunicato, sono dovuto uscire, perché se no non l'avrei fatto il comunicato, in cui fra l'altro in maniera molto sempre composta ed educata ho spiegato quali erano i motivi per cui mi ero dimesso, ma facendo in fondo addirittura gli auguri alla società, perché dicendo, ce l'ho anche qui il comunicato, dicendo, però ora tu devi tornare a San Sepolcro a fare l'opinionista, devi tornare serenamente. Ci torno come opinionista di Rete Sole, di Euromedia Communication. Basta, però dovevamo chiuderla, l'abbiamo chiusa, non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Era anche rispettoso nei confronti di chi mi ha chiesto di spiegare. Abbiamo spiegato. Possono essere opinioni differenti. Tu la pensi in un modo, la società la pensa in un altro, Michele. Noi non siamo chiamati a giudicare nessuno, a me non fa altro che piacere ritrovarti qua, dà serenità. Io sono il più contento che tu abbia deciso di tornare, tu sei il figlio, il prodigo per noi. No? Ma ti ringrazio. Allora, parlando di... tra l'altro, dicevo in premessa, nel pistolotto, diamo la classifica di... eccellenza. Allora, io adesso facciamo così: io sono l'acqua santa e tu sei il diavolo. Tu vuoi il centravanti, io ho capito che guarda, ne parlavo prima con Lorenzo. Luca non è l'anno giusto per... No, ne parlavo prima con che Lorenzo. Si fa? Come si fa a investire quest'anno con l'Orvietana che ha 35 punti? Dai, Valerio, su. No, apposta. Facciamo crescere ma i nostri, io ne parlavo prima con Lorenzo, prima che iniziasse la trasmissione, e giustamente lui mi diceva, dice, purtroppo noi si paga le assenze, perché quest'anno fra infortuni, magari qualche squalifica che c'è, così ovviamente non giochiamo mai nella formazione tipo, e io sono d'accordo con lui, cioè effettivamente è vero. Io per esempio mi tengo come buono veramente il bel primo tempo che abbiamo fatto contro l'Orvietana, partita che io sono stato a vedere, e mi tengo come buono anche il bel recupero che abbiamo fatto domenica scorsa, a cui perdendo fuori casa per 2-0, va bene, siamo riusciti non solo a pareggiare, ma addirittura all'ultimo potevamo anche vincere. Quindi ecco, io queste cose me le tengo come buone, ripartiamo intanto da lì e vediamo se giochiamo con tutti i titolari, magari di fare qualcosa. Senti, poi parlo anche con te Luca, è giusto dire a questo punto, Lorenzo, è un anno che servirà per crescere? Cioè, cerchiamo di tararci in vista del 2022-2023, già ti dico, niente scuse. No, 2022-2023, l'anno in cui ci sarà la conferenza stampa e la società comunicherà ufficialmente l'obiettivo, che è quello di tornare in Serie D. Ma vi concediamo quest'anno, rilassatevi per quest'anno, il prossimo dateci sta soddisfazione, dai, tanto oramai l'abbiamo vista la classifica. Ma credo, guarda, ti dico la verità, Michele, quello che penso è che, allora, ancora è molto lunga, davvero, perché siamo ancora a novembre, non siamo nemmeno arrivati a dicembre. Ed è il campionato finito. E sicuramente l'Orvietana, c'è da fare complimenti all'Orvietana perché sta facendo un grande campionato, però quando mi allaccio al discorso di quello che parlavo finora, di quello che sono gli infortuni, l'Orvietana gli è mancato una volta il difensore fa per due, ha perso un giocatore, se no ha avuto quasi sempre, era stato squalificato e hanno perso con l'Olimpia Tirus. Io penso che in questo periodo noi di San Sepolcro abbiamo avuto tanti infortuni e davvero, se pensiamo che una squadra con giocatori come Pedrelli, Quadroni e Gorini sono stati
potuti cioè, inserire al mister pochissimo, chiaramente sono cioè, assenze che pesano tanto su quella che è la formazione, su quella che è la squadra, specialmente proprio se si vuole pensare a, a vincere un campionato. Quindi ad oggi sicuramente è mancato questo. Io ti dico, pensiamo fino alla fine, cerchiamo di continuare a lavorare, poi vedremo quello che succederà e alla fine tireremo quelle che sono le somme. Ad oggi c'è, c'è tanto da lavorare, c'è questo rammarico perché la squadra non si è potuta esprimere al completo, però come, come detto prima si sta lavorando tanto anche col settore giovanile perché vengono inseriti dei ragazzi che stanno facendo benissimo, viene da pensare a Brizzi che si sta mettendo in luce con 6 gol, ragazzo del 2003. Ma lo stesso Giovannini del Siena che ha giocato anche domenica, il fratello di Braccini, Davide Braccini, stanno facendo bene e adesso sono loro che comunque sia ci stanno dando a mano, però in senso poi Cro, che non è quella squadra di inizio anno che sulla carta doveva essere lì, a oggi sono mancati tanti però e guarda, sta lavorando con i giovani. Siamo in fascia, quanto manca? Siamo in fascia, siamo in fascia. Andiamo in pubblicità, poi nella seconda parte analizzeremo anche i risultati, pubblicità. Ben ritrovati, seconda parte di Tempi Supplementari, vi prometto che parleremo di calcio con Valerio Verni, Lorenzo Burzigotti, Luca Marini. Giusto? Verni, mi hanno detto tutto quello che dovevamo dire. Anzi, devi parlare con loro perché io ho già parlato troppo, devi parlare con loro. Volevo dire, no, tornano anche le cene prenatalizie, Covid permettendo. Si torna a cena, quindi, Valerio, sì, sì, io e te e gli amici. Allora, tra l'altro, io a San Sepolcro si dice il citto del Brizzi. Il citto del Brizzi, caro Marini, la prossima settimana mi va alla Spezia a fare 2 giorni. Allora, caro Tiago, si chiama Tiago Motta, il mister dello Spezia. Sì. Allora, dato, cioè è l'unico che segna, non ce lo portar via. Sto ragazzo è forte, Luca. Ma questo ragazzo. Io sinceramente non pensavo. Sto ragazzo è forte, forte. Io ti dico che questo ragazzo non è forte quest'anno, questo ragazzo è forte da un po'. È forte da un po'. E poi soprattutto poi, ha la testolina sulle spalle. Sì, ma ha diversi attributi che lo avvicinano alla fisionomia di un calciatore, perché ha un aspetto fisico importante, la testolina sulle spalle, ha movenza atletica in campo. Ha una famiglia più, dietro che è esemplare. Più che un 2003 qualche volta si muove da 99, 98, cioè è un 2003 come annata, no? Quindi è un ragazzo che sicuramente si merita un palcoscenico, non perché Sansepolcro sia poco per lui, anzi, forse deve ringraziare Sansepolcro, perché io sto ragazzo, visto che anche l'anno scorso Davide Mezzanotti lo faceva giocare quasi titolare, sbaglio, e quindi sicuramente lui ha delle aspettative che possono andare oltre alla categoria che sta facendo adesso, considerando il fatto che va in un ambiente, la Spezia, che io conosco benissimo per aver dato Brandi 2 anni fa, che hanno diciamo una struttura che è molto adatta a far crescere i giovani, e se questo ragazzo ha anche la testa, lì l'ambiente l'aiuta molto a diventare giocatore. Senti Lorenzo, sì. Allora, premesso che Lorenzo ha fatto una carriera importantissima, no? Però lo vedi subito se un ragazzo ha la stoffa o meno. Detto questo, attenzione, perché io conosco personalmente la mamma e il babbo, prima lo studio, certo, poi l'azienda, che è un'azienda importantissima, ed eventualmente il calcio. Lui va là, torna, che dici? Dammi sta sicurezza, torna il Brizzi. Cioè. Ma io credo. Non è che se lo tengono là, perché sennò veramente giochi il doc là davanti. Ma io credo che comunque sia... È un premio per Riccardo, ma oltre che un premio penso sia un interessamento da parte della società di vedere un ragazzo chiaramente in un periodo durante l'anno, magari per vederlo per tenerlo sott'occhio e magari poterci puntare. Ci potrebbe essere la malaugurata ipotesi che a gennaio se ne va, no? Io chiaramente anch'io come te, perché è un ragazzo che ci sta dando una mano e quindi sarei contento, però è vero, allo stesso tempo per lui, se può avere un'opportunità,
cioè, sarei dimmi, contento, no, che lui, ma Luca, mi devo preoccupare. Ho aspettato la risposta sua, molto sana, perché sulla tua ti avrei subito strapazzato. Perché? Ma perché tarparesti le ali al ragazzo che ha possibilità di andare su una categoria superiore per dare una mano a San Sepolcro Calcio? Cioè sarebbe da giornalista o da tifoso? No, da sportivo, da responsabile. No, cioè, io se c'è il ragazzo che ha delle qualità, bravo, cioè, si può andare su. Anzi, se c'è il ragazzo che ha delle qualità, lo porterei via il primo dicembre, ma non sicuramente toglierebbe qualcosa a San Sepolcro, ma il nostro lavoro del settore giovanile se ne è focalizzato a questi obiettivi, che stiamo a fare noi? Ma credo anche proprio del San Sepolcro. No, però Valerio, io capisco tutto. Ne abbiamo bisogno stanno, cioè, voglio dire, diamo la classifica, ragazzi, non siamo sicuri, cioè, guardiamoci anche un pochino dietro, già sei gol. Cioè, voglio dire, siamo a 5 punti dalla zona calda, no? Mettiamo in sicurezza la stagione, poi il Brizzi può andare a giugno dove vuole. Non credo che il San Sepolcro abbia paura di dover fare i play-out. Sto cercando di San Sepolcro semmai deve lottare per fare i play-off. Casomai. Senti, ma però adesso a parte tutto, conviene investire, Luca, no? Ma io credo di conoscere abbastanza... Cioè, l'Orvietana può crollare... Cioè... No, Davide, qui il crollo dovrebbe essere totale, perché ci sono 17 punti di differenza, i 17 punti sono 2 mesi di calcio giocato, che gli altri giocano... Cioè, gli altri stanno fermi, tu giochi e devi vincere. Cioè, penso tu 2 mesi, gli altri stanno fermi, tu devi giocare e devi vincere. Al di là di questo, che penso di conoscere abbastanza bene sia il direttore Giovanni Guerri, sia il mister Davide Mezzanotti, sia il responsabile del settore giovanile Paolo Damiani. Quindi San Sepolcro, secondo me, è una struttura solida e tenace. Conosco Davide, credo che lui lo conosce dentro lo spogliatoio, ma io ho fatto qualche spogliatoio con Davide. Non è, credo che abbia carattere per non molla mai, anche se la classifica è per guardare i primi posti, proprio Orvietana, Narnese, Lama è 8 punti, però soprattutto l'Orvietana Narnese è difficile, ma Davide è uno che non molla mai, neanche se c'ha tutto il suo svantaggio. Quindi credo invece che San Sepolcro quest'anno, sotto l'aspetto settore giovanile, sotto l'aspetto prima squadra, abbia messo delle buone basi per far sì che ci sia un iter nei prossimi anni costruttivo. È tutta gente d'esperienza, perché sia Davide che Giovanni, ma credo che anche lo staff dirigenziale, per quelli che conosco io, ma so che se ne sono aggiunti di nuovi, anche che precedenti erano in società, è gente che vuole bene al calcio, vuole bene al San Sepolcro. E quindi credo che ci sia, al di là della parentesi degli infortuni, perché credo che quella degli infortuni sia stata una condizione che abbia gravato su tante società, poi più o meno fortunate, perché l'infortunio è imprevedibile. Noi siamo nelle stesse condizioni del San Sepolcro Calcio. Ora ci stiamo un attimino alzando, avendo disponibilità sui 17, 18, 19 elementi, ma se no siamo stati qualche volta costretti a portare in panchina anche giocatori che sapevamo benissimo che non potevano entrare, perché gli infortuni erano tanti. Allora, però finisco, credo che intanto prepariamo le slide di eccellenza, di promozione. Finisco nella domanda che tu mi hai fatto. Credo che il San Sepolcro già stia facendo, perché ho visto che anche domenica ha giocato, credo, con 5 fuori quota alla fine della partita. Esatto. Con 5 fuori quota, quindi quel piano di crescita, quel piano che a oggi la domanda che ci si pone tutti quanti, perché l'apertura è il 1° dicembre, quindi sono 10 giorni, no? Noi siamo un po' sulle condizioni del San Sepolcro, pur essendo quarti in classifica, avendo il Ventinella a 10 punti, no? Non lo so quello che faremo. Dovremmo augurare che gli altri, quelli davanti, si fermano totalmente, no? Però sì, credo che sia meglio in questo momento lavorare sulla coralità della squadra e nel fondare le basi per quello che può essere un progetto, anche se non nell'immediato ma nel futuro. Io credo sia meglio continuare ad investire, un mio modesto parere, sul settore giovanile. Lo dici a me? No, lo dico io. Sì, sì. Che provare a vincere un campionato investendo soldi per 2-3 anni. Cioè, tu investi quest'anno, magari spendi quello che potresti investire in 3 anni per vincere un campionato. Quello non ti dà continuità. La continuità te la dà la crescita del settore giovanile. Valerio, io la penso così. Magari altri potrebbero dire Città di Castello, San Sepolcro meritano
meritano, è vero, palcoscenici differenti, però ricordiamoci che il Covid c'è stato e ha. È giusto dire, Luca, distrutto i bilanci di tutte le società. Cioè, ragazzi, adesso... Ragazzi, cioè, anche perché... Noi, per noi è semplice fare... Anche perché battute, le credibilità delle società passano anche attraverso i budget economici. Perché, certo, certo. Cioè, io qualche volta, oramai qualche anno che sono mezzo, è facile d'estate prendere Burzigotti e per farlo venire da me promettere la luna. Cioè, i ragazzi bisogna essere consapevoli che quello che si promette si mantiene, possibilmente, come è successo a te questo mese, due giorni prima, ma non due giorni dopo. No, a San Sepolcro però anche nei mesi scorsi è successo che i pagamenti, no, ma io ti dico, le rimborse avvenivano, no, ma mi allego a questo tempi, qui perché te lo dico, lo sai perché? Perché è uscita una polemica che non è polemica, lo so, perché lo so, poi lo alla so. Fine lo so, se una società, passiamo a sto termine, è in crisi e i rimborsi non li paga il giorno... È l'ultima cosa che paga. Assolutamente. Prima paga tutto il resto. Ma io, no, ti dico che... Io faccio il mio mestiere, che è quello di giornalista, oggi lo posso dire e confermo, il società è... Il San Sepolcro è regolarmente... Assolutamente. I rimborsi del San Sepolcro sono regolari, punto, basta. Società in crisi... No. Io non ho mai avuto dubbi, anche perché conoscendo le persone, quindi confrontandomi anche... Posso anche, parlare anche, che non sono felice che non arriva la punta? Tu adesso stai facendo il lavoro di giornalista, perché è logico che il discorso della punta sul San Sepolcro è da giugno che... No, però è anche vero che se non ci sono le opportunità che sono congrue alla squadra, alle idee del mestiere, idee della società... Io ho avuto un bellissimo... colloquio per cercare di chiarire, perché Federica ha inviato l'accredito per Valerio Verni, no? E Giovanni Guerri, il direttore, mi ha telefonato, mi ha detto: non ha bisogno Valerio dell'accredito di Euromedia. No, gli ho detto: il Valerio viene come opinionista della mia testata giornalistica. Cioè, sì, è una figura chiaramente, no, differente dall'amico Valerio Verni che va a San Sepolcro, quindi sono obbligato a farlo. E poi abbiamo chiacchierato del più e del meno. E lui mi ha spiegato qual è in questo momento la filosofia del San Sepolcro. Mi ha detto: guarda, se vuoi lo dici, se no no. Io lo dico perché non ho nessun tipo di problema. C'era da sistemare un bilancio. Attenzione, non è che il San Sepolcro doveva sistemare il bilancio. Tutte le società hanno dovuto sistemare il bilancio, perché il Covid ha veramente distrutto le società sportive. Dopodiché... La rosa di questa stagione, cioè, Giovanni pensava, Lorenzo, che fosse una formazione importante per aggredire le prime tre posizioni di campionato. A me Giovanni non mi ha mai detto: noi vogliamo vincere il campionato. Ci stiamo lì in quelle tre. Però mi ha anche detto: guarda, sinceramente potevo pensare di avere 11 giocatori titolari fuori per 4-5 partite consecutive. Esatto. Quindi, poi, ragazzi, la variabile orvietana, né Lorenzo, né Luca, né Valerio se l'aspetta. Questi hanno 35 punti, con una formazione importante, ma non così importante. Sì. È l'anno, purtroppo, in cui va tutto male. Mi fai, Michele, dimmi, completare Valerio, solo dal punto di vista organico, il discorso sul settore giovanile. Perché io, che dico sempre, e l'ho anche scritto, che il San Sepolcro deve tornare in Serie D, è perché secondo me la società del San Sepolcro si merita la categoria superiore a quella a cui attualmente... I giovani del San Sepolcro si meritano la categoria. Sì. Però io ti voglio dire, se torni in Serie D, giochi con la Juniores nazionale, capito? Perché un conto è giocare la Juniores nazionale, un conto è giocare la Juniores a livello provinciale. Capito? Mi è stato spiegato anche questo, purtroppo, però... Metti in fila tutto, cioè veramente il San Sepolcro non ha potuto contare mai sull'undici titolare, perché lo dico al capitano Luca, l'undici titolare del San Sepolcro lo so. Ci sta lassù, cioè. Sì, condivido. L'Orvietano quanti infortuni ha avuto, Lorenzo? No, ma ti ripeto, ma appunto per questo è una che questione ti dico, di fortuna, ragazzi. Ma cioè, ti dico proprio per questo, l'Orvietano assolutamente sta facendo un ottimo campionato, però è per quello che dico che nelle squadre d'eccellenza non abbiamo rose da 30 giocatori, ma si fa appunto riferimento, si fa forza su quei 5-6 giocatori che appunto ti devono che tirare non hai mai avuto. Che ti devono tirare avanti la squadra. Quando a un San Sepolcro
Gorini, che il capitano è lui. Poi io sto portando la fascia io al posto suo. Io stavo il vice capitano, il capitano è Giulio e non c'è mai stato. Un giocatore, giocatore come Pedrelli ha fatto due tempi. Quadroni, che è stato un investimento importante, non ha potuto giocare. D'Urso ha fatto queste due partite, però ultimamente è marcato molto. E oggi pensiamo a un giocatore come Arcaleni, che sta facendo bene, ma sta giocando difensore centrale, uno che è un centrocampista e non ha mai giocato nel suo ruolo. Quindi oggi abbiamo le difficoltà sono dovute da questa, dalle assenze, per poter, e comunque sia per questo che dico la squadra, io è normale, sono di Sansepolcro e quindi ci tengo tantissimo che il Sansepolcro possa tornare, cioè deve fare un gran campionato. Ci sono delle concause che però in questo momento dobbiamo valutare tutte quelle che sono le situazioni e quello che si è creato in quest'anno. Allora, diamo i prossimi turni. Attenzione, parlo un attimino del Selcinardi perché mi è stato detto da un dirigente, Federico, del Selcinardi, gestore di un importante bar del comune di San Giustino, che posso dire questa questione. Forse, caro Vergni, a Selci potrebbero pensare di investire su una punta centrale. Uso il Caranocchi, se è stata messa in minoranza gli farà comodo perché è lui, diamo un po' la classifica. Allora, il mio babbo ha detto: guarda, se non arriva la punta io a vedere la partita non ci torno più. Amici di Selci, so che avete il coccodrillo in entrambe le età, cioè io non posso vedere il Selci laggiù in fondo, Luca. Ora, lungi da me pensare che Gianluca Marinelli abbia qualche responsabilità, però sto giochino, Luca, te me li insegni, cioè, puoi giocare bene fino alla tre quarti, ma se non la butti dentro tutto, cioè, ragazzi, siamo a 10 punti, cioè, serve chi fa gol. C'è una punta da qualche parte che... Io, dammi un nome. Lo sanno a Selci che se c'è qualche punta disponibile, dicono che non ci sono punte disponibili. Hanno ragione. È vero? Sì, sì. Eh no, però dai, hanno cerca ragione, di darmi una mano. No, hanno ragione, perché diciamo il discorso punta... Sì, ma come cioè, che devo tornare in prima categoria così? Ma no, io sono stato sabato a vedere Montone Selci, quindi ho visto tutta la partita delle Selci. Grazie a Renato Borgo del piacere che ci hai fatto. E quindi credo che in questo momento... il Selci abbia bisogno più che una punta di tranquillità. Ho visto i ragazzi più giovani, tra cui ci gioca il figlio del mister, Fabio. I ragazzi più giovani in questo momento sono un attimino impauriti. Conosco bene le loro qualità, le loro possibilità, sicuramente stanno anche per la posizione di classifica, per la pressione mentale che poi avviene, ma stanno forse rendendo meno di quello che potrebbe. E quindi ho visto una squadra con la paura addosso, termine sì, adatto. Però poi, te mi insegni, lì serve il giocatore che ti risolve, la punta però, esperta, guarda, quello che si prende, sì, ma, si carica. Guarda, noi in tutti, ho capito, Luca, guarda, però, in tutte le problematiche che ci sono a livello di risultati, prima parlavamo del Sansepolcro, no? E innanzitutto concludo col Sansepolcro che... portando la mia stima a tutta la società, a Giovanni e a Davide con cui sono rapporto personale, e sono convinto che ne usciranno tranquillamente da questa situazione. Ma il discorso della punta del Selci, la punta serve a tutti, a Sansepolcro serve la punta, al Selci serve la punta. Fino a qualche tempo fa c'erano altre squadre che cercano le punte quelle che risolvono le partite, cioè proprio sostantivo, non è che posso pensare a non ci sono i Mortaro, non ci sono, io ti parlo delle livello di promozione, non ci sono, dei Cepodomo ce n'è uno, di Mortaro ce n'è uno, dei Missaia ce n'è uno, come si chiama quello del Marra che giocava a Tresti dal centravanti? Non me li ricordo. Quindi questi è un sono, ruolo che ho cancellato. Ce ne sono 4-5 in tutta la categoria. Il resto bisogna fare di virtù di quello che uno ha. Allora io non che ci faccio? Sono. Io praticamente sto cercando una punta per il Selcinardi, che devo fare? Allora, se tu una punta la stai cercando, ma tu hai detto che stai cercando una punta che risolva le partite. E il problema è trovare quella punta. Le punte ci sono, il problema è trovare quella punta. È possibile che non ci sia uno scontento in eccellenza che possa venire a Selci
e salvare il Selci? Ma in eccellenza che ci siano scontento non lo so. I nomi una terza poi... punta di una squadra di eccellenza la si troverà da qualche parte. I nomi se ne fanno tanti, poi però sono tutti... Io dico che anche il mercato di dicembre, a meno che non ci siano problematiche di incongruenza con l'allenatore, con la società, se un giocatore... da luglio che in un ambiente, preparazione, tutto quanto, dove abbandonare la società per un'altra società, l'anima in pace, deve essere un motivo, no, giusto, deve essere un motivo. Sì, però serio. Luca, capisci che tu lo sai, e qui chiudiamo. Io ho preso una punta 15 giorni fa, nel 2002. Era possibile che non ci sia un 2003 o un 2004 da poter portare a Selci per ma fare tu ce l'hai il coraggio di far giocare un 2003-2004 in una situazione di 10 punti in classifica sì. Davanti? Probabilmente potrebbe risolvere qualche problemino se il 2003 o il 2004. Sicuramente, però non è che ce ne... Io ragazzi, allora, lì Gianluca sta facendo giocare la squadra benissimo, arrivano lì davanti alla tre quarti, tornano praticamente... Questo giochino funziona, se la chi metti fa dentro, un gol più degli altri vince, pinze. O no? Purtroppo la punta servirebbe anche in nazionale, come sei visto. Lo so. No, servirebbe anche là vicino a no, dalle parti di no, noi avremmo anche la punta forte, ma la poi c'è una squadra c'è del nord che stranamente non capisco come mai a un paio d'anni dalla fine dal termine del contratto prende i giocatori della Fiorentina. Sì. portiamo maglie come il San Sepolcro. Sì, il 9 della Fiorentina San Sepolcro, vedrai che risolviamo il problema. Allora, grazie Luca Marini. E in bocca al lupo e tanti complimenti per quello che fate. Mi auguro che però diciamo... la promessa deve essere in un paio di anni, Luca, provarci. Ma io come te l'ho detto prima, non... la società è importante, il settore giovanile è importante, lo staff tecnico è importante, meritate una categoria importante. Che minimo è la Serie A dell'Umbria. Ma questo sicuramente è l'ambizione, cioè non essere ambiziosi vuol dire non essere neanche sportivi proprio praticanti, no? Perché uno sportivo praticante se non è ambizioso io lo mando via subito, cioè io direttore, cioè, no? La promessa la puoi fare, no? E però io ti dico che, come ti ho detto prima, noi veniamo poi tra l'altro come formazione lavorativa da un aspetto commerciale, quindi abbiamo un attimino un po' anche la misura della situazione economica che c'è. Come? È un limite. Non è il limite secondo me bisogna fare i passi in base alle gambe, perché poi prendersi dei rischi in stagioni come queste qui, che come tu ci hai anticipato dicendo ci sono stati di casi di Covid sia a San Sepolcro che a Stadio Castello, erano due mesi che non l'avremmo sentito. Noi siamo partiti sia col settore giovanile che con la prima squadra con tutte le precauzioni del caso, ma con seri dubbi che avrebbe potuto risuccedere quello che è successo l'anno scorso, che il 24 novembre ti mandano un'email che è tutto bloccato. Esatto. A noi c'è successo questo. Il venerdì prima della prima partita del campionato siamo stati bloccati. Dopo aver investito, perché come tu ben sai, l'inizio delle stagioni, è vero che poi durante l'anno ci sono le spese, ma all'inizio delle stagioni c'è un investimento del 30-40% per preparato alla stagione. Quindi tu hai speso il 40% per poi non giocare mai. Quindi sicuramente l'ambizione c'è, le problematiche economiche, come ti ho detto prima, non ci sarebbero, però facciamo i passi rispettando quanti gli equilibri. Lorenzo, chiudiamo con una riflessione che di carattere generale, è l'ennesimo anno di transizione, speriamo che dalla stagione 22-23 io e il Doc potremmo veramente aprire sto banchino in piazza Torre di Berta, no. Sottoscrivere la petizione o ci comprate la punta. Oppure tu ne stai cercando due delle punti. Io la cerco per il San Sepolcro, perché Lorenzo, sono 10 anni che la cerco, da quando non c'è più esso. Sì, tu sei testimone di questo, sì. Però è chiaro che la cerco da 10 anni anche per il mio Selci. E quindi due punti di due società, almeno una soddisfazione me la potrebbero dare. Giustamente. Poi mettiamoci anche la società per cui tifo in Serie A, che probabilmente la Vlaovic, punta non l'avrà più. Vlaovic, cioè io tre squadre di calcio non ho la punta. Non può andare bene, Vergni, no? Dai. Che risolva la partita. Dai. Cioè, di nuovo grazie a Vergni, a Burzidotti, a Marini. Grazie a voi, grazie a tutti. Di nuovo grazie a tutti voi che ci avete seguito. Tempi supplementari torna settimana prossima. Grazie a Rete Sole perché anche questa sera abbiamo sforato di qualche minuto. Ci vediamo venerdì prossimo.